Benvenuti a tutti quanti ragazzuoli in questo video dedicato alla compravendita specifica per gli scambi dei toti. Quindi oggi parleremo appunto di come comprare, cosa andare a comprare appunto in vista dei prossimi scambi e del rialzo dei prezzi, dell'abbassamento di altri, eccetera eccetera eccetera. Spero che già avrete seguito il mio consiglio dell'altra volta di andare a comprare dei giocatori 93-94 per lo scambio 95, perché comunque questo scambio 95 era uno di quelli comunque molto vantaggiosi. C'erano alcune carte che comunque valeva la pena provare a sculare, diciamo, tipo il Patrick Vieira e tanti altri. Detto questo, come al solito, per seguirmi sempre, essere felici, in allegria, passate nel link in descrizione per stare sempre con le news, tutte quante sempre aggiornati, passate nel link in descrizione del mio Instagram, tutte queste cose qua. Se volete seguirmi sempre assiduamente, perennemente, iscrivetevi con la campanellina, ragazzi, lasciate un bel like e commentate con i video che volete vedere. In questo weekend spererei di fare una live, ma vediamo come si mettono le cose, però dovrei riuscire a farcela. Detto questo, non perdiamoci troppo in chiacchiere e andiamo a vedere appunto cosa comprare in vista dei prossimi scambi. Andiamo sul mercato. Ed eccoci qua nel nostro mercato. Allora, vediamo un po'. Praticamente il prossimo scambio sarà, dopo questo qua dei 95, sarà dei 93-94. Quindi molto probabilmente serviranno i 90-92, proprio perché 93-94 sicuramente sarà 90-92, dovrebbe essere di un po' tutte le carte, diciamo. Quindi andiamo a prenderci un valore abbastanza basso, che al momento è appunto sui 3 milioni, eccetera, eccetera, perché stanno già un pochettino andando a risalire, perché arriverà molto presto questo scambio e molti lo sanno già, quindi è tempo di andare a comprare e prendere qualche giocatore, perché vedete che già tutte le richieste sono abbastanza avanzate. Questi giocatori qua dovrebbero passare da 3 milioni fondamentalmente sui 4, 4 e mezzo, cose di questo genere. Di conseguenza, riuscendo a o ottenere gli scambi che volete, oppure li tenete, li rivendete, e da ogni carta comunque saprete che più o meno farete quei 600-500 mila crediti. Fondamentalmente la compravendita funziona così: andare ad agire su una cosa che sapete che succede di sicuro, agire prima, comprare e poi riuscire a rivendere a prezzi maggiorati, appunto, o utilizzare gli stessi giocatori per prendere appunto i giocatori degli scambi, che comunque sono 93-94 e in generale potrebbero esservi utili in base alla squadra che avete, ovviamente. Quindi la soluzione ovviamente è o fare crediti o utilizzare i suddetti giocatori comprati ad un prezzo comunque minore per gli scambi. Perché fondamentalmente, ragazzuoli, anche questo Rudiger 90 era arrivato di nuovo a costare 4 milioni, adesso è di nuovo risceso e sta di nuovo risalendo, perché appunto i 90 servono. Quindi io mi vado ad apprestare, vedete che stanno sparendo in allegria, mi vado ad apprestare a comprare giusto 2-3 signorini a 3 milioni e mezzo, vado a prendermi qualche Yaya Touré, magari un Yaya Touré, mi vado a comprare magari un Carlitos Tevez, anzi vado a prendere questi qua a 4, me li prendo, perché appunto poi cosa faccio? Ovviamente, no? Mi faccio uno screen di quello che ho fatto, ok? Così mi ricordo più o meno il prezzo a cui li avevo comprati, senza più o meno, per forza, ok? Così, quando poi dovrò andare a rivendere, so quando rivendere. Quando saranno a 4 milioni, io so che ci guadagno, ok? Altrimenti li utilizzerò per gli scambi. Stessa cosa per lo scambio che dovrà avvenire successivamente, che sarà l'ultimo scambio figo che ci sarà nell'evento Toti. Quindi mi raccomando, quello scambio sarà molto molto importante, perché sarà da 96 a 97 e serviranno solo e unicamente giocatori Toti. Quindi mi raccomando, ragazzuoli, perché bisognerà fare questo tipo di ricerca qua per quei giocatori 95-95, programma solo Toti, ok? E vi usciranno queste carte qui. Vedete che il prezzo è già molto più alto, perché appunto si va poi a sculare. Vi dico già chi saranno: appunto Eusebio, Rodri, Messi, Haaland, Roberto Carlos, Bellingham, Mbappé, De Bruyne, Ruben Dias e Cristiano Ronaldo. Quindi ovviamente hanno tutti un valore abbastanza alto. Serviranno tre carte, quindi fondamentalmente tra queste io sceglierei di andare a comprare o il Rodri
o il Rubén Dias o Haaland, sono quelli che costano di meno, almeno tre carte, cioè in generale tre carte, così o fate lo scambio o comunque quando poi ci sarà lo scambio, questi giocatori qua risaliranno verso più o meno i 40 milioni, una cosa del genere, e al posto che fare 500.000 crediti a carta ne fareste giustamente 6 milioni, però giustamente state investendo una somma 10 volte superiore a quella che stavamo facendo prima, e il guadagno ovviamente è 10 volte superiore rispetto a quello che avevate prima. E anche qua lo scambio potrà servirvi, perché ovviamente vi danno dei giocatori incredibili ed emozionevoli, quindi sicuramente io vi consiglio di farlo, è una cosa da fare, questo consiglio qua ve lo do perché essendo che lo sappiamo da prima, premunitevi di giocatori 93, cioè scusatemi, 90, 91, massimo 92, dei giocatori 95 che appunto risaliranno di prezzo, così potete scegliere se fare crediti o appunto utilizzarli per scambi. In ognuno dei due casi comunque riuscirete nel bene e nel male a rimodellare la squadra o a fare i crediti per riuscire a ricostruire o a modernizzare o a potenziare appunto il vostro team. Io adesso vi voglio mostrare quello che voglio fare io per riuscire a monetizzare al massimo nel mio team, perché ho sculato un Bellingham CC, ovviamente, no? E io non uso i CC, cioè, allora li uso ma nell'H2H, quindi lui è perfetto. Però nel Versus uso il CDC, quindi per fortuna il carissimo Bellingham diventa un CDC. Quindi adesso io sono riuscito a portarlo viola. Adesso mi serviranno 5 Mascherano. Quando diventerà appunto rosso Gen 100 e prenderà il ruolo CDC, ok, alla massima potenza, lo vado a mettere appunto al posto di Rijkaard, così ritorno sopra di crediti perché vado a vendere il mio Rijkaard 99 grado rosso e vado a recuperarmi quegli 80-90 milioni, così da tornare di nuovo oltre i 200 milioni, però comunque io ho davvero tantissimi crediti ai giocatori da andare a vendere, perché comunque in generale in questa stagione ho giocato abbastanza bene, tranquillo, senza fare troppe sciocchezze. Le ho fatte come al solito, come sempre, però non troppe, diciamo. Quindi nel bene e nel male ci sono sempre abbastanza sopra. Spero che questi consigli vi siano stati d'aiuto. Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Mi raccomando, passate dal link in descrizione per seguirmi su tutti i miei social. E ovviamente vi invito a iscrivervi al canale e lasciare un bel like qua sotto se vi è piaciuto il video e vi è servito. Detto questo, noi ci troviamo domani con un nuovo video barra live. Comunque nel weekend faremo una live, non so se domani o domenica, però comunque sappiate che ci sarà una live. Quindi mi raccomando, non mancate e a presto ragazzuoli, ci troviamo domani, sempre solo qui, da DocD. Bella bella, ciao ciao!